Sono Riccardo Trombetta, strapuntista doc. Munito solo di un cellulare e dell'aiuto di qualche amico, porterò a termine 100 missioni strapult. La riconoscete questa piazza? È la mitica piazza dove John Saxon viene ucciso in tenebre di Dario Argento. Location difficilissima da trovare, ma esiste una location ancora più difficile, e che è quella che devo scoprire oggi nella mia missione. Via Ipponatte. Allora? Il telefono non è intestato a Pinarelli. Comunque corrisponde al numero 28 di via Ipponatte. Via chi? Ipponatte. E lo sai dove sta sta via Ipponatte? Sì, sì, ma chi era sti Ipponatte? Ma secondo la cartina, via Ipponatte dovrebbe essere questa. Eccola qua, quindi via Ipponatte esiste davvero, fantastico. Sì. Senti un po', ma tu lo sai chi era Ipponatte? Beh, facile, poeta greco. Come? Era uno che mangiava ricotta e pisciava caffè e latte. Non ci credo, no, è lui, ma sei tu, il mitico Massimo Vanni, gargiuro. Pensavi che era scrittore dei Giambi. Beh, il minimo. No, cambiata, la storia è cambiata. Quindi Massimo, cioè questa via Ipponatte esiste davvero? Esiste davvero, però ti devo dire la verità, io non sapevo che esisteva davvero. L'ho scoperta adesso, guardando sulle pagine gialle, via Ipponatte. Esiste. Eppure ci ho girato qui, perché ci abbiamo girato con il grande mitico Thomas. Senti, ma noi sai, no, quando guardiamo questi film intanto ci chiediamo, ma come sono nate le battute? C'è la battuta di Ipponatte, come ti dice, come è nata? Cosa ti ricordi? Sai, tutte queste battute nascevano dalle teste fumanti di Thomas e di Bruno Corbucci. Erano loro gli ideatori di tutto quanto. Poi nascevano quasi sempre, sì, buona parte scritte, ma poi chiaramente nascevano sul posto con varie situazioni che si creavano lì per lì. Scusate, maresciallo, ma l'avete saputo poi chi era Ipponatte? Ipponatte? E che non lo sai? Ipponatte è quello che mangiava ricotta e pisciava caffè e latte. Ma Thomas Milian, com'era Thomas Milian? Thomas Milian è un grande, io... Sarà perché mi lega un affetto profondo con Thomas. Io, il periodo più bello della mia vita lavorativa di piccolo attore l'ho vissuto con lui, mi ha fatto sentire grande. È stata un'avventura che è durata quasi 10 anni, indimenticabile. Rimarrà veramente sempre nel mio cuore. Senti, ma secondo te, beccare Nico Giraldi sarà possibile per me in una delle mie missioni stracult? Sai, le vie del Signore sono infinite. Ragazzi, ma che cazzo è il brigadiere sei? Ispettore! Oh, scusa, un'altra volta. Massimo! Massimo!